Distruggiamo le scorte. Aiutiamo Fetch a fare la brava. Muoviti, laser girl. La gente da vedere. Poteri da rubare. Ok, non arrabbiarti. La buona notizia è che puoi cominciare senza di me. Affrontare il pericolo da solo? Per te questa è una buona notizia. Ascolta, ho saputo che c'è una grossa partita di droga a bordo di alcune barche ormeggiate al porto. A bordo di alcune barche ormeggiate al porto? Non mi serve altro. È una grossa partita. È probabile che l'abbiano caricata a bordo di case galleggianti. La merce si trova su alcune di esse marcate con un delfino. È il simbolo del gruppo. Ottimo. Non aspettarmi. Fetch, sono al porto. E io sono sul tetto. Potevi arrivare ancora più tardi. Ecco perché odio lavorare con le donne. Ma no! Aspetta, dov'è il robottino? Ah, là sopra. Allora, aspetta. Fammi assorbire un attimo. Questo ci ok, voleva. E ora ci siamo. Brava Fetch, che mi sta coprendo dall'alto. Io intanto, dove sono? Colpisco dal basso. Devo più che altro evitare questi qua col cecchino. Ecco qua, a posto. Colpito e ha affondato. Non sono sicura, ma forse ho individuato un paio di case con sopra dei delfini. Dov'è? Sì, arrivo. Dammi un secondo, Fetch. Colpiti. Preso. Andato. Oh, aspetta. Vieni giù. Qua, bravo. Più che altro devo fare un attimo attenzione a non farmi colpire. È più divertente quando scappano. Braccatelo. Kaboom. Non sembra avere buone intenzioni. Vieni qua. Preso. Oh, aspetta, arrivo. Due in una botta sola. Datevi una lezione. Uno e due. A posto. C'è un altro robottino. Vieni con me. C'è un altro robottino. Vieni con me. Ecco qua. Vediamo. Ma che non l'ha preso? Non riesci a trovare delle case galleggianti al porto? Stai zitta, Fetch. Stavo raccogliendo cose. Trovata. Alla prima, tra l'altro. Stronza. Bingo, la droga. Ehi, Fetch, segnerò tutte le case galleggianti con a bordo la droga, così potrai capire quali distruggere. Non puoi fare a meno di teggare qualcosa per 5 minuti. Qua? Perfetto. Gli ha fatto il bersaglio? Qua, l'ho fatto per te. Ma dai! Ispezione le altre case galleggianti. Arrivo. Sai cos'è il problema dell'R1... dell'attacco al neon? È che non ha area di impatto. Cioè, nel senso, colpisce e basta. Certo, fa un sacco di male, per carità, però. Vieni qui. Perfetto. Sei finito. Me ne serve ancora uno. Oh, cavolo. Torniamo a riva. E tra l'altro, se finisci in acqua non ti puoi neanche muovere. Ovvio che ci abbia messo tanto, Fetch. Avevi detto delfini, ma in realtà è una focena. È un errore molto comune. Ecco perché odio lavorare con gli uomini. Ecco perché odio gli uomini. Allora, aspetta un secondo. Dammi un attimo, Fetch. Kaboom. Preso. Aspetta. Beccati questo. Preso. No! Fetch? Maledetto! Ovvio che ci abbia messo tanto, Fetch. Avevi detto delfini, ma in realtà è una pocetta. Oh, eccone qua un'altra. È un errore molto comune. Ecco perché odio lavorare con gli uomini. Il problema è che adesso devo ricaricare tutto da capo. Volevo fare un mega colpo. Aspetta, e invece qualcosa. Ah,
Apri la porta della casa galleggiante. Ecco, sei libera. Ecco qua. Ricaricata completamente ora. Nonostante siamo morti per una cagata assurda. La cosa buona che dicevo già del potere del neon è vedere almeno i punti deboli dove colpire subito. Il problema risiede sempre nel fatto che colpire la gamba, sì, è relativamente facile, però colpire la testa è molto più semplice. Ecco qua. Fetch, non sapevo ci sarebbero state ragazze alla testa. Ma no, il cagnolino. Così pare. Poverino. I spacciatori usano le loro prostitute come scudi umani. Sono delle brave persone, eh. Doveva essere una grossa partita. Dovrebbe esserci almeno un'altra casa. Ci penso io, tranquilla. Dammi un secondo. No, sono finito in acqua. Che scemo. Aspetta un attimo e vai. Vediamo se li prendo. Dovrei averli presi tutti. Sì, anche quelli di lato, perfetto. Te lo sento, ti avrei parato il culo meglio di un paio di... Sì, grazie, ho capito. Ecco fatto. Dovrei, esatto, aver tirato giù un bel po' di gente ora. Altra prostituta dentro la casa? Non lo so. Scopriamolo tra poco. Ecco qua. Ehi là! C'è qualche donna di facili costumi tenuta in ostaggio in questa casa contro la propria volontà? Non so che cosa abbia detto, ma deduco di sì. Una donna di pochi... di facili costumi? Allora, dammi un attimo. Ecco a te. Ma vabbè, questa era molto già più semplice. Abbiamo sollevato un vespaio nel deposito. Arrivano. Ah, continuo a sbagliare perché sono convinto di avere ancora l'altro che mi fa comunque volare più facilmente. E visto quanta gente sta arrivando. Esatto. Ci conviene caricare completamente l'attacco finale. Ecco a te, ne manca ancora due. Preso. Ne manca solo uno. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Preso. Aspetta, aspetta, aspetta che arrivo. Dovrei averne preso un bel po'. Nonostante abbiamo il legno davanti, dobbiamo... li colpiamo comunque, per fortuna. Voi, a parte questo, ok, no, l'abbiamo preso. Io dico di aspettare, che vengano loro. Stare con le mani in mano ad aspettare è la mia strategia preferita. Vieni sul tetto a goderti un po' che per fortuna... Arrivo, arrivo. ...prima che facessimo saltare le case galleggianti. Eh beh, sì. Non è comunque un bello spettacolo. Illuminiamo la baia. Vorrei avere anch'io questo potere di avere il raggio laser della morte, eh. E addio le case galleggianti coi delfini. Tre case con i delfini in meno al mondo. Tre case con le focene in meno. Non preoccuparti, è un errore comune. Svegliati, si muovono. Chi si muove? Staranno spostando della roba nel loro rifugio principale. Seguiamoli, ci porteranno. No! Stai vicino agli spacciatori. Ok. Ho pensato di doverli seguire effettivamente. Dammi un secondo allora, Fetch. Perché non posso... che cavolo. Volevo aprire il menu ma non me lo facevo aprire. Voglio vedere se ho tre frammenti. Posso fare... No, mi serve il livello 4 per la corsa infinita. Peccato. Vabbè, questa missione non è niente di che, la parte qui. Dobbiamo solamente inseguirli e siamo veloci come la luce, quindi... Non è neanche difficile come con Cole, che dovevi andare sui cavi elettrici e tutto il resto. E qua è fatto apposta per semplificarti un pelo la vita.
Che poi va bene tutto, ma come fanno a non vederci? Cavolo, sono scivolato. Come fanno a non vedere la striscia luminosa che li insegue? Eccoli qua. Adesso non ci sfuggono. Però vedo il loro quartier generale è pieno di gente, quindi eccoci qua. Sono entrati nei vicoli. Il posto è questo. Bene, qual è il piano? Facciamoli fuori. Facciamoli fuori non è un piano. È un'affermazione. Meglio ancora. Ho sentito un rumore, sono sicuro. Dai, se riusciamo a catturarne un pochino, riusciamo ad utilizzare l'attacco speciale fin da subito. Me ne servono ancora due. No, non credevo di averti fregato. Ti ho fregato, cretino. Ah, già finito? Oh, pensavo ci fosse molta più gente. Ecco qua, signorine, vi aiuto io. Bene, signore. Su, via. Sì, i cattivi non ci sono più, andate. Gioite, amate. Magari non per lavoro. Se volete tornare pulite, fatelo ora. Le strade sono libere dalla droga. Non fate cazzate. E sono andate. Fate le brave. Credi che due bioterroristi emarginati sentiranno mai grazie da chi salvano? Sì. Più avanti. Credo tu abbia salvato me. Quindi hai deciso di smetterla con la tua strage rituale di spacciatori. È metà del tuo fascino. Ah, sì. E l'altra metà? I capelli. In realtà è un unico grande fascino. Dai, non voglio rinunciare alle mie passioni. Devo solo provarne di nuove. Come la box. È così che ti giochi i nostri momenti di intimità. Swag. Hai qualche problema con i sentimenti, vero? Portiamo il resto della droga al porto. Qualche pesce si farà un bel trip. Sono stato. Ma no! Io ti piaccio. Andiamo a far sballare i pesci, dai. Ed eccoci qua. 100% sotto il controllo del DUP. Distruggi le scorte. Quanta gente, madonna. Ehi, svegliati. Ti eri addormentato. Devo sposarmi con l'altra donna della mia vita. Auguste. Cosa ha lei più di me? Il potere del cemento? Voi uomini, pensate tutti alla stessa cosa. Tuo fratello sarebbe orgoglioso di quello che hai fatto. Cioè, uccidere spacciatori, distruggere droga e liberare schiave del sesso. Certo, e sarebbe stato fiero anche di me. No, se mi avesse vista alle prese con barche, droga e spacciatori, sarebbe stato orgoglioso. Abbiamo fatto un bel lavoro, di. Eh beh, quello sì. Sono curiosa di sapere come daranno la notizia alla TV. Secondo me non ci darà nessun credito nessuno. Ehi, Delsin, pare che il DOP abbia preso d'assalto il quartiere Lantern. Evidentemente credono ci sia un conduit nascosto lì. Mi sembra un buon nascondiglio. C'è un ponte lì vicino, ti ci parto. Splendido. Un colloquio a tre. Ehi, Fetch. Ehi, Abigail. Ti ricordo che quel ponte è stato distrutto dal DUP come il 520. Ehi, senza poteri. Non esiste un ponte che noi conduit non possiamo attraversare. Giusto, di. Beh, quello è vero. Vale la pena provare, Reggie. Ah, pare che tu sia in mani assolutamente competenti e affidabili. Chiamami se riesci ad arrivare lì, eh? Come fai a sopportarlo? Paga le bollette. Vado al ponte. Paga le bollette.